Non c'è spiegazione del cambiamento di atteggiamento di Enel, se non nelle pressioni subite dai viaggiatori. Perché questa amministrazione i problemi della città non li deve risolvere. E se li ha risolti, le azioni che ha fatte, gliele devi smontare. Perché non sia mai che noi si resti in carica finché ci stanno le amministrative di Roma. Non sia mai. Perché se noi si resta in carica finché ci stanno le amministrative di Roma e non andiamo in dissesto, se cade Roma, poi apposta, poi tutto il resto è a palanca. Quindi una cosa del genere non si può permettere. Se noi approvassimo lo schema di attualizzazione in consiglio, come chiesto da Enel, compiremmo un atto illegittimo, in quanto non è competenza del consiglio comunale la stipula di accordi con privati, articolo 42 e 48 del testo unico degli enti locali. Figuriamoci la modifica di un atto che a suo tempo era stato, perché questa è una modifica, non è uno nuovo, come i signori vogliono far credere, al tempo era stato già approvato in giunta. Questo dice il Duel, questo dice il segretario generale, e se non bastasse, questo dice un signore che si chiama Antonio Catricalà, e mo te lo dico, che ci ha fornito il suo parere in materia avallando la nostra tesi. Chi è il professor Antonio Catricalà? Presidente dell'autorità garante per la concorrenza del mercato dal marzo del 2005 al novembre del 2011, presidente dell'autorità energia elettrica e gas, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, vice ministro dello sviluppo economico, e che poi il 28 ottobre 2014 si dimette dal presidente della sezione del Consiglio di Stato della Repubblica per fare l'avvocato e fonda la Law Academy. Quindi perché? Perché Enel fa una mossa scorretta, scorretta innanzitutto dal punto di vista della buona fede e della correttezza, che sono principi indispensabili quando si ha un dialogo come è stato necessario il nostro dialogo per l'attualizzazione di un contratto in essere.